Carissimi fratelli e sorelle, sconfitte e successo fanno parte del cammino per la realizzazione del regno di Dio. Oggi c'è una grande pressione sulla gente per ottenere successo, forte pressione. La sconfitta è difficile da sopportare. Quando i risultati sono buoni, siamo soddisfatti. Nel Vangelo di questa quindicesima domenica del tempo ordinario, Gesù ci racconta la storia del suo regno come una storia nella quale sconfitta e successo sono presenti. Il seminatore che esce per seminare conosce i due. Quando Gesù raccontava questa storia, parlava di se stesso, del suo mistero. I miracoli, le predicazioni che Gesù aveva fatto non avevano avuto sempre il successo. C'è chi l'ha addirittura abbandonato. Anche i miracoli, i più evidenti, non hanno avuto un successo sempre, non hanno convinto. C'è chi l'ha accusato di fare questi miracoli per Satana. Anche i suoi discepoli hanno dubitato, l'hanno tradito, l'hanno abbandonato. E così, raccontandoci questa storia, Gesù ci invita a guardare la nostra propria vita come una vita che deve essere fatta di sogni, di successi e di sconfitte. Non avremo sempre il successo, in tutto, non realizzeremo tutti i nostri sogni. Alcuni sogni saranno mangiati da uccelli subito, subito. Alcuni cominceranno a crescere, ma dopo un tempo moriranno. Una grande parte di ciò che semineremo, non crescerà. Non crescerà, andrà perduto. Però, questa parabola, il bello di questa storia è che finisce con il successo, nella quale la messe è grande e per un seme si raccoglie 100. E così dobbiamo guardare la nostra vita in questo senso. Quello che raccogliamo è a volte il frutto, raccogliamo 100 più di quanto abbiamo seminato. E questo ci fa capire che al di là delle sconfitte, al di là di tutto, c'è Dio che agisce. E proprio la prima lettura ci ha detto che la parola di Dio non può tornare senza aver agito. E ci dobbiamo concentrare sui semi, non ci dobbiamo concentrare sui semi mangiati da uccelli. Ci dobbiamo concentrare sulla raccolta, seminare come Dio semina, sulla strada, seminare dappertutto, non pregiudicare. Nessuna sconfitta significa la sconfitta del regno, né la sconfitta della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.